oggi sei nella condizione migliore possibile per acquisire nuovi clienti e far crescere la tua azienda. Vediamo come. Ciao, io sono Umberto Masiello, il modellista dei Sarti del Web, e in questa puntata voglio darti una buona notizia. Questo è il momento migliore in assoluto per far crescere la tua azienda, far entrare nuovi clienti, selezionare i clienti e tenere solo i migliori, aumentare il tuo prezzo, aumentare il tuo fatturato, aumentare i tuoi margini e prosperare. E forse adesso starei pensando, modellista, starei un po' esagerando. C'è la crisi, e sono aumentate le bollette, a volte si alzano, a volte si abbassano, come la benzina, i clienti non hanno più soldi, e tutte queste cose che sentiamo continuamente sui giornali. E cosa dire? C'è un sentimento generale negativo che io combatto con forza, perché non poggia su basi reali. Non andremo oggi a vedere tutti i motivi per cui non è così vero che c'è la crisi, non è così vero che gli italiani non hanno soldi, non è così vero che i clienti non vogliono spendere. Oggi parleremo insieme di un altro fattore, quel fattore che primo fra tutti determina la condizione attuale, cioè quella singola cosa che fa sì che oggi per te sia il momento migliore in assoluto per programmare una crescita della tua azienda. E per poterti dire qual è questo singolo elemento, dobbiamo fare qualche passo indietro nella storia del mercato. Sarò breve, non preoccuparti, non faccio una lezione di storia, anche perché non mi è mai piaciuta e preferivo altre materie. Allora, se noi andiamo indietro di qualche decina d'anni, acquisire clienti sembrava molto facile, bastava aprire un'azienda e i clienti arrivavano, perché la richiesta era tanta, c'erano più soldi, le banche regalavano soldi, stiamo pagando oggi le conseguenze, e l'offerta era poca, c'erano poche aziende che si offrivano, o meglio, poche aziende che potevano raggiungere il tuo cliente. Se tu avevi un'attività localizzata in una zona, il cliente non poteva comprare il tuo stesso prodotto dall'altra parte del mondo con un click, quindi facilmente veniva da te, magari dovevi semplicemente aprire nella via principale della città o mettere il cartellone più grande per l'autostrada. Ma c'erano tanti clienti, tanti soldi, poche aziende capaci di raggiungere quei clienti, tutto andava bene. Poi le cose però via via sono peggiorate. Sono peggiorate al punto che oggi aziende che qualche anno fa, 10 anni fa, erano sulla cresta dell'onda, erano in vetta alle classifiche delle aziende più riconosciute dai clienti nella loro zona, oggi si trovano in grandi difficoltà perché magari è arrivato un nuovo concorrente aperto da pochi mesi, ma già li sta mangiando i clienti. E questo succede in tutti i settori, cioè in tutti i settori merceologici, in tutti i settori di servizi. Oggi si percepisce una grande difficoltà ad acquisire nuovi clienti e ne determina un certo pessimismo anche. Ho sentito, sento purtroppo imprenditori molto molto tristi che mi dicono: un tempo le cose erano più facili, oggi non c'è più mercato. Poi a vedere, non è vero che non c'è più mercato, il mercato è cresciuto, ma se l'è preso qualcun altro. Se l'è preso quella multinazionale che ha fatto un buon lavoro online, è arrivato con prezzi stracciati, con prodotti scarsi, ma la tua clientela non la capisce, quindi si è preso sui clienti. Ma è arrivato quel nuovo locale che offre questo prodotto che non è un granché, ma fa questa grande hype, questa grande pubblicità, e arrivano tante persone. E allora ci sono tutti questi mille motivi per cui facilmente puoi trovarti oggi a pensare: oggi è veramente difficile acquisire nuovi clienti. Ma voglio aiutarti a capire che non è assolutamente così. Oggi è facile acquisire nuovi clienti, non è nemmeno così faticoso, è solo impegnativo, nel senso che non ti basta poi la saracinesca.
Non ti basta avere un buon prodotto o servizio, non ti basta avere un bravo, una brava commessa, una bella immagine online. Cioè, è facile, è poco faticoso, quasi per niente, ma non è gratis. Cioè, in termini di energia, tempo e denaro, ce li devi impiegare e li devi impiegare nella direzione giusta. Seguimi, perché se comprendi al 100% questo concetto, da domani o da oggi stesso puoi cambiare la vita della tua azienda. Perché ti dico è impegnativo? È impegnativo nel senso che prevede un impegno preciso. E questo impegno è fuori, diverso rispetto a quello che normalmente hai sempre fatto nella tua azienda. Cioè, se tu hai un capannone con 500 dipendenti che producono materiali plastici, per esempio, fino a un po' di tempo fa dovevi aprire l'attività, le norme di sicurezza, far timbrare il cartellino, fare le cedoline PAC, commercialista, eccetera, e contattare i fornitori, mandarli commerciali, e così andare avanti. Allo stesso modo avevi un ristorante, dovevi aprire la saracinesca del ristorante, dovevi pulire i tavoli, pulire il pavimento, avere il personale dei tavoli, cucinare bene. E un negozio di oggettistica, dovevi spolverarlo, sistemare bene la vetrina, fare una bella vetrina, e finiva lì. Oggi devi impegnarti in qualcosa di completamente nuovo. Cioè, tutto quello che facevi prima lo devi fare ancora e magari lo puoi fare anche meglio. C'è sempre modo di fare meglio per tutti, anche per noi. E ci proviamo tutti i giorni a migliorare, ci impegniamo tutti i giorni a migliorare, cosa che mi auguro stia facendo anche tu. Ma oltre tutto quello che hai sempre fatto, oggi hai bisogno di dedicarti alla comunicazione online. E non solo è semplicemente alla comunicazione online, vedi, perché questo lo possono fare tutti. Ma io ti sto dicendo che è facile. È facile perché devi fare qualcosa di diverso da quello che fanno tutti per renderti facile il risultato. Ci arrivo, perché sembra un po' contorto, ma in realtà è molto, molto semplice. Tu fai il tuo lavoro al meglio. Non lo nego, non lo negherei mai. Non sono un esperto del tuo settore, quindi posso solo avvalermi delle apparenze, e sono abbastanza sicuro che in Italia abbiamo una quantità enorme, una percentuale enorme di aziende che fa veramente bene il proprio lavoro. Poi devi impegnarti a comunicarlo, devi dirlo alle persone giuste, quante più persone possibili giuste, perché vengano nella tua attività. Ma nell'impegnarti a fare questo, devi concentrarti su un elemento, quel singolo elemento che cambia tutto e rende le cose facili, ed è la differenziazione, la tua unicità, il tuo 1% che rende la tua azienda unica rispetto a tutta la concorrenza. E se adesso stai pensando, ma io sono come gli altri, io non ce l'ho questo 1%, ti do due bellissime notizie. Prima, ce l'hai di sicuro, ce l'hanno tutti, ce l'hai anche tu. Seconda bella notizia, possiamo aiutarti a tirarlo fuori. Ti basta andare su www.isartidelweb.it/tutor e richiedere una consulenza su misura. La consulenza su misura ha proprio l'obiettivo di scovare quell'1% insieme a te e tirarlo fuori, aiutarti a tirarlo fuori e comunicarlo nel modo giusto online. Allora, se comprendi questo concetto, ti rendi conto quanto è facile. Fai le cose bene, le comunichi e fin qui sono buoni tutti. Ma le comunichi concentrandoti su quell'1% che ti differenzia da tutti. E come mai questo rende facile acquisire clienti? Beh, il segreto sta proprio nel fatto che lo possono fare tutti. Cioè, se rispetto a un po' di tempo fa la capacità d'acquisto del cliente ha superato ogni tipo di confine, no?
prima doveva andare in determinati posti per forza, doveva fare troppi chilometri altrimenti non ne valeva la pena, oggi gli basta stare seduto sul divano col cellulare, fare dei click e raggiunge qualunque cosa. E se stai pensando che ci sono settori immuni a questo, lascia perdere, non ce ne sono più. Le università ci sono online, i corsi per imparare cose ci sono online, anche corsi per imparare cose pratiche. Ci sono i corsi sportivi online, quindi lascia perdere, online le persone possono comprare qualunque cosa da qualunque parte del mondo. E la quantità di concorrenza che hai oggi è un milione di volte più grande di come era un po' di tempo fa. E quella concorrenza sta tutta addosso al tuo potenziale cliente o cliente con la sua comunicazione online per cercare di prenderselo e prendergli i soldi e fare il fatturato. E in questa massa infinita di concorrenti che si pubblicizzano online ci sei anche tu. Solo che se tu fai come gli altri, se non ti differenzi, tu sei uguale agli altri. E qual è l'effetto? L'effetto che io ho migliaia di aziende come la tua che mi fanno pubblicità tutti i giorni, sono comunicazione online tutta uguale, tutta piatta, non spicca nessuno e quindi io non vedo nessuno, non mi attira nessuno. E se fai come tutti gli altri, arranchi e se ti va bene fai un'enorme fatica, se ti va male chiudi, se ti va malissimo chiudi con un mare di debiti. Se invece tu concentri la tua comunicazione online, attenzione, mettendoci lo stesso impegno che ci stanno mettendo gli altri, ma tu sai che devi concentrarti su quella differenza, quell'1%. Se tu fai questo, in quel piattume di comunicazione tu spicchi, tiri sulla testolina e la gente ti vede, ti nota, ma non tutti. Ti notano solo quei potenziali clienti sensibili a quel tuo 1%. E tu adesso potresti dirmi, oh, solo quelli sensibili, magari sono pochi, modellista, non mi mettere nei guai, magari poi i clienti che possono notarmi sono veramente pochi e io mi trovo peggio di prima. E allora, devo dirti che ci viene in aiuto la matematica, no? Cioè, se consideri solo il mercato italiano, per quanto tu come la tua concorrenza puoi approdare al mercato estero con grande facilità, ma se consideri solo il mercato italiano siamo 60 milioni. Fai due conti. Che percentuale ti serve il numero di clienti? Quant'è l'1% di 60 milioni? Quant'è lo 0,1% di 60 milioni? Non te la do la risposta, prendi la calcolatrice e scoprirai che ti basta una piccolissima percentuale della popolazione per avere un grande successo con la tua azienda. Quindi cosa rende più facile che mai oggi raggiungere clienti con la comunicazione online, acquisirli e fidelizzarli nel tempo? Il fatto che tutti stanno facendo pubblicità, tutti la stanno facendo online, tutti la stanno facendo sul tuo cliente, tutti la stanno facendo uguale. A te basta beccare quel punto, scoprire qual è il tuo 1%, tirarlo fuori, mostrarlo alle persone giuste e queste persone diranno finalmente quello che fa per me, finalmente quella cosa di diverso che trovo di diverso dalle altre che fa per me. E non ti racconto cose tanto distanti, sai, è la stessa cosa che facciamo noi sarti del web, non vendiamo cose che non facciamo, sarebbe assurdo, no? È esattamente quello che facciamo noi. Noi siamo specializzati in strategie su misura in un mare di concorrenza che spara promesse assurde a caso, tutte uguali, avrai 100 clienti, avrai 1000 clienti, fai questo diventi ricco, fai quest'altro diventi ricco. Noi invece siamo qua che ti raccontiamo in maniera precisa come funziona il nostro servizio e come mai noi lavoriamo su strategie complete e affianchiamo e seguiamo i nostri clienti coi tutor. E infatti tu sei qui dopo quasi 15 minuti di video o di podcast in base a dove stai seguendo questa mia puntata e stai continuando ad ascoltarmi. Cioè, in quel mare di concorrenza noi abbiamo tirato su in quel punto la nostra testolina col nostro 1% e abbiamo colpito te e tu potresti essere il nostro nuovo fantastico cliente. Questo succede a noi, succede anche a te se inizi a fare questa cosa semplicissima. Per cui, se stai pensando che
Oggi è difficile acquisire clienti? Devo dirti no. Oggi è facile, ma è solo impegnativo. E siccome questo impegno è un impegno fatto di conoscenze, tecniche, discipline da applicare, professionalità di vario livello e vario tipo che si intersecano e creano cose meravigliose, posso capire che può sembrarti lontano da te. Ma anche qui è una buona notizia, è vicinissimo, è a portata di click. Vai su isartidelweb.it/tutor, compila il campo e richiedi una consulenza su misura, gratuita e senza impegno. Scoprirai quanto il risultato migliore che tu abbia mai sperato per la tua azienda è vicino alle tue possibilità. Quindi ti ringrazio di avermi seguito fino a qui e spero di esserti stato utile, di averti dato un po' di energia anche, perché l'energia serve a tutti. Io sono Umberto Masiello, il modellista dei Sarti del Web, e se vuoi saperne qualcosa di più sulla nostra azienda, sul laboratorio dei Sarti del Web, ci trovi su isartidelweb.it o sul nostro canale YouTube, sul social che usi più spesso o sul canale podcast che preferisci, un po' dappertutto, perché oggi è così che si fa comunicazione online. Grazie, buon lavoro e buona comunicazione online.